Il signor Stefano, verifichiamo la nuova funzione Pro con l'HDR e tutte le varie combinazioni. Nessun GPS o sistema di posizionamento visivo. Allora, Per adesso è in favore stand volate con Pro. attenzione. Mettiamo tutto in auto. Sono nella modalità video. GPS acquisiti, possiamo effettuare un piccolo hovering e testare tutte le funzioni. Un po' di ostacoli. Disabilito un attimo. Allora, vediamo un attimo. Quindi adesso sono in pro, in auto, scusami. Nella modalità video abbiamo l'HDR che possiamo impostare e eliminarlo. Allora, adesso lo togliamo, vediamo se andando a customizzare, questo un attimo perché qui abbiamo, ho la parte destra dello schermo che non è sempre visibile su questo telefono. Sono in auto, clicco in basso a destra, accedo alle funzioni Pro, quindi vado ad impostare uno shutter e un ISO specifico. Ok? Va bene così. Quindi non sono in auto, se esco di qui, in basso a destra compare Pro. Vediamo le impostazioni HDR, DR, ecco, lo riabilito, automaticamente lui mi va in auto. Scusa se entro, riesco, però questa parte dello schermo non la vedo. Come vedi, mi è ritornata in auto, quindi così dovrebbe funzionare l'app, almeno su Android. Questa è l'app in italiano, ma è identica a quella in inglese. Quindi niente, la situazione è questa qui. Se vado in Pro, no, questo l'EV non mi interessa. Ecco, non mi fa andare in Pro perché ho l'HDR impostato. Perfetto, quindi devo eliminare l'HDR. Mi mette il Pro e vado a customizzare quello che voglio. Oppure lascio in auto. Tutto in auto. Non sono in HDR. Lo imposto ora e sono in HDR. Quindi il comportamento è semplicissimo: se deseleziono l'HDR mi si abilita il Pro, se il Pro è abilitato non è abilitato l'HDR, quindi sono mutuamente esclusivi. Per il momento è tutto, caro Stefano.